Come Consiglio regionale abbiamo voluto utilizzare gli strumenti che ci dà il Consiglio d'Europa, che possiamo mettere in moto noi come Regione Veneto, per coinvolgere appunto ragazzi e docenti in percorsi informativi che vadano a valorizzare, a far conoscere, a trasmettere e tramandare le bellezze del nostro territorio, le radici, ma anche le potenzialità guardando al futuro. Veramente sono usciti prodotti di grandissima qualità, potenzialità che abbiamo all'interno delle nostre classi, sia da parte dei ragazzi sia da parte degli insegnanti, che hanno potuto, usando temi del territorio, far lavori interdisciplinari, utilizzando le lingue, utilizzando strumenti moderni, utilizzando percorsi storici, quindi cose molto innovative. Ha avuto un grandissimo successo come primo anno, cioè un anno di rodaggio, e già stiamo guardando al prossimo anno, potenziando appunto anche i premi che daremo e andando a focalizzare meglio gli obiettivi da dare. Quindi una grande soddisfazione, abbiamo visto ragazzi entusiasti, professori veramente contenti dell'opportunità, e soprattutto guardiamo al futuro, abbiamo veneti del terzo millennio che possono veramente far grande questa regione. Questo è il primo concorso che il Consiglio regionale ha messo in atto per quanto riguarda il coinvolgimento delle scuole del Veneto sul raccontare il nostro territorio. Un'esperienza molto interessante e significativa che sicuramente lascerà il segno negli studenti che hanno partecipato, ma anche lascia un patrimonio di approfondimento e di ricchezza di percezione di quello che è la visione dei giovani del nostro Veneto. Un'esperienza positiva che dalla scuola, una volta tanto, dà un messaggio di speranza e di forza per un futuro migliore anche dei nostri istituti scolastici. Un Veneto raccontato dagli studenti, dove alcuni particolari che magari ai più risultano invisibili riescono a dare una eccellenza di tante situazioni di ricchezza culturale, ambientale e sociale del nostro territorio. Si è appena conclusa questa cerimonia che è stato veramente un grande successo, sia per la partecipazione della scuola al concorso, ma anche per, diciamo, i premiati che hanno veramente prodotto dei lavori di grandissimo interesse e soprattutto che hanno emozionato tutti noi. Io credo che proprio questo concorso, che è il primo in assoluto che il Consiglio regionale fa per le scuole, sia un grosso investimento soprattutto per le nuove generazioni che vedono nel Veneto proprio la loro terra, le loro risorse per il futuro, per investire in quella che è la progettualità, nel loro lavoro, nelle loro scelte che faranno. E veramente questi lavori ci hanno fatto capire veramente quanta vivacità, quante idee ci sono in tutte le varie parti del territorio, perché praticamente sono state premiate, diciamo, tutte le parti del territorio del Veneto, e ognuno ha saputo dare un contributo veramente importante, e quindi mi auguro che anche la prossima edizione sarà sicuramente diciamo così ricca e così felice nella produzione di ulteriori lavori.